creare 20 alberghi per anziani, un tentativo di allungare la vita offrendo condizioni di vita dignitose. Il progetto di due imprenditori veneti, una buona idea, si infrange contro le spietate dinamiche della finanza che trasformano le banche in esattori implacabili dopo la lusinga di facili finanziamenti. Il castello di carta crolla con un effetto domino dirompente. Alessandro Rossetto, regista padovano, fa chiaro riferimento al crack delle banche venete nel film Effetto Domino, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Come è cambiato questo Nord-Est da locomotiva, adesso forse si può dire anche illusoria, a imprenditoria che si è schiantata su tante illusioni, non ultime anche quelle politiche, oltre a quelle del crollo delle banche che in qualche modo dovevano risolvere tutti i problemi? Io ne farei una lettura a partire dal mio film precedente, Piccola Patria, che ha 6 anni, peraltro ho lavorato quasi con il medesimo cast, però la novità è forse la globalizzazione che ha costretto impresa e istituti bancari anche a confrontarsi con una dimensione in maniera definitiva, con una dimensione molto molto ampia, e questo in effetti credo abbia cominciato a creare dei problemi imprevedibili. Peraltro Effetto Domino in qualche modo riesce anche a fotografare le rovine dello schianto, e questo credo che sia importante, perché il film ragiona del contemporaneo. Quanto da queste rovine dello schianto si può ripartire, o solo sono rovine da asportare per ripartire in un altro modo? Il racconto del film si sviluppa sul tentativo di fare di queste rovine, che prendono corpo appunto in 20 enormi alberghi in disuso, di fare altro. Quindi direi che il tentativo di ripartenza parte dalle rovine. Poi il film è un film peraltro anche sul tentativo di sconfiggere la morte. Comunque il film, oltre a raccontare una vicenda economica, racconta parallelamente anche una storia universale, che è la storia di un'amicizia tradita dai soldi, racconta molto del desiderio di rinviare la morte, per cui c'è un concetto che si chiama Infinity Life, praticamente di riuscire, l'idea è quella di costruire degli appartamenti per persone anziane dove c'è tutto, ci sono gli ambulatori, ci sono le spa, ci sono le saune, dove la vecchiaia viene procrastinata, cioè la morte viene allontanata. Una pellicola che parla di Nord-Est con un cast per lo più veneto. Maria Roveran, astro in ascesa del cinema nazionale non solo, Roberta da Soller, coppia che si è ricostituita dopo Piccola Patria, e Marco Paolini. Un film anche sul desiderio di un cambiamento, questi due geometri del Nord-Est, del Nord-Est, che sognano di fare una città sul dei futuro, vecchi. La città dei vecchi, la città per sconfiggere in qualche modo il tempo, l'invecchiamento, eccetera, partendo dall'idea che appunto nel 2050 forse ci saranno più anziani che giovani, quindi partendo da un dato di fatto, cercano di progettano di fare questa città dei vecchi. Eh sì, ma il passo è un po' più lungo della gamba, e la banca li stritola e lì non capiscono più che succede. Questo è Effetto Domino. Quando qualcosa che pareva facile improvvisamente diventa impossibile, e il terreno ti frena sotto i piedi e va in crisi tutto, i rapporti familiari, le amicizie di lavoro e la fiducia dei dipendenti. Un mondo che, messo alla prova, si rivela fragile.